La città di Lariano dedica una giornata per Marta Bastianelli, ciclista, campionessa del mondo nel 2007 e campionessa europea nel 2017. Nata a Velletri ma cresciuta a Lariano, nella giornata dell'addio alla carriera d'atleta, Marta si è trovata accolta dalla sua gente, che ha voluto assistere al saluto della campionessa. Oltre ai cittadini di Lariano e città limitrofe, anche molte istituzioni sono venute a renderle omaggio, dall'assessore al bilancio della Regione Lazio Righini al vice sindaco di Roma Capitale Pierluigi Sanna. Accolti nella sala del Consiglio Comunale di Lariano, dove a fare gli onori di casa c'era il sindaco Francesco Montecuollo. Di quante quali vette è riuscita a raggiungere fino ad arrivare alla vetta più alta di tutti in assoluto, e cioè il titolo mondiale? Si sono ricordati gli aneddoti su Marta, una bambina che inizia proprio all'Ariano a muovere i primi passi con la bicicletta, per poi arrivare alla vetta del mondo nel 2007. In sala anche la famiglia di Marta ed il suo fans club, arrivato in sala con una maglietta in suo onore. Finisce una parentesi importante della mia vita a livello sportivo, sicuramente ne inizierà un'altra. La città metropolitana di Roma Capitale ha voluto sostenere questa iniziativa perché crede che Marta sia, oltre che una grande donna e una grande sportiva, un grande esempio per tutti i giovani sportivi, per i nostri ragazzi, per le nostre comunità territoriali. Oggi si chiude per me una parentesi importante della mia vita sportiva, nella quale voglio mettere tutti voi, che ancora una volta mi avete dimostrato affetto, stima e riconoscimento. Al termine della seduta è stata organizzata una sfilata in onore di Marta Bastianelli, che girando per le strade di Lariano ha potuto salutare personalmente gli abitanti della città e i vari commercianti che per l'occasione hanno attaccato foto e cartelloni con una parola: Grazie Marta. Tornata alla piazza principale, Marta si rende disponibile per foto e autografi prima dell'intervista conclusiva a fine serata condotta dal giornalista Jacopo Forcella. Un video documentario ripercorre le tappe principali della ciclista, sperando di rivederla presto in pista, forse in qualità di allenatrice o forse di dirigente. Per ora può avere tempo di godersi la famiglia e tutta la gente che continua a fare il tifo per lei, a voce di Grazie Marta.